Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme un pane veloce con lievito secco. Allora, andiamo ad elencare subito gli ingredienti che ci servono. 500 g di farina zero, una bustina di lievito secco da 7 g, 6 g di zucchero, 8 g di sale, un cucchiaio abbondante di olio extravergine di oliva e 300 ml di acqua tiepida. Procediamo subito con l'impasto. Allora, io per impastare il pane utilizzerò una planetaria con il gancio. Voi potete impastarla tranquillamente a mano, anche se ci vorrà un pochettino più di tempo. Allora, cominciamo col setacciare la farina all'interno della planetaria. Aggiungiamo poi il lievito secco al suo interno. Diamo una prima mescolata di un minutino a velocità minima. Ok, a questo punto aggiungeremo il sale, lo zucchero e poco per volta l'acqua tiepida. Iniziamo a mescolare intanto. Ok, soltanto alla fine aggiungeremo poi il cucchiaio di olio extravergine. L'impasto va mescolato a velocità 1 per 10 minuti. Sono trascorsi 10 minuti e il nostro impasto è praticamente pronto, risulta bello morbido e liscio. Lo andiamo ad impastare leggermente su un piano di lavoro ben infarinato e gli diamo la classica forma a palla. Okay. Una volta formata la nostra pallina, la andremo a riporre all'interno di un contenitore un po' unto d'olio. Ok. E andiamo ad incidere sulla sua superficie la classica forma a croce. Una volta fatto questo passaggio andremo a coprire il nostro recipiente con un canovaccio e lasciamo riposare l'impasto per 45 minuti in un luogo asciutto. Sono trascorsi 45 minuti e il nostro impasto dovrebbe risultare all'incirca così, quindi quasi raddoppiato. Adesso lo andremo a riporre all'interno di una teglia rivestita con carta forno e daremo all'impasto una forma di ciabatta o filoncino. Nel modellare cercate di non stressare troppo l'impasto. Una volta ottenuta la nostra ciabatta, dovremo andare ad incidere dei taglietti sulla sua superficie. In questo modo. Hanno all'incirca un centimetro di profondità, non di più. Ok, a questo punto ricopriamo di nuovo l'impasto con il nostro panno e lo andiamo a far riposare di nuovo 20 minuti, sempre in un luogo asciutto. Nel frattempo che il nostro pane lievita, accenderemo il forno a 220 gradi se il forno è statico e a 200 gradi se il forno è ventilato. Sul fondo del nostro forno metteremo una ciotola con dell'acqua, questo perché? Perché ci permetterà di mantenere giusta l'umidità al suo interno e il pane cuocerà uniformemente. Una volta terminata la cottura facciamo raffreddare il nostro pane a testa in giù per 30 minuti, di modo che perda la sua umidità. Adesso procediamo con il taglio. E voilà! Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo al prossimo video!